ci sta fermando. Non c'è tempo. Fermo, non si muova. Senta, agente, io devo caricare l'orologio, si sta fermando. Deve essere assolutamente ricaricato. Certo, certo, signore. Già. Mi dica, dove abita? Io abito proprio qui accanto, ma lei non capisce. Devo ricaricare l'orologio. Andiamo, avanti, o sveglierà tutto il vicinato. Senta, per favore, me lo faccia ricaricare e poi me ne andrò a casa. Questa è proprietà privata, non posso lasciarla entrare. Ma io devo farlo. Mi dispiace, signore, io non posso lasciarla entrare in quella casa. Lei non vuole capire, ormai io non ho più tempo. Se quell'orologio si ferma, io morirò, davvero, morirò. No, io non credo, signore. Mi faccio andare, mi lasci. Devo ricaricare quell'orologio, la prego. Venga con me. Vuoi che ti porti qualcosa, nonno? No. Grazie, non mi serve a niente. Non preoccuparti, Marnie. Forse è meglio così. Meglio? Mm. Buonanotte, nonno. Buonanotte, tesoro. Sì, credo che sia meglio così. Doveva accadere prima o poi. Ed è meglio per tutti che succeda qui. Sam, amico mio, hai avuto una bella vita, ma è venuto il momento di andare. Oh!